La passione è nata prevalentemente, diciamo, quando ero un ragazzino con mio zio che mi faceva i giochi con le palline come questo qua. Ok. Solo che non ho avuto mai l'occasione di trovare o una scuola o un negozio nelle mie zone. Io, Sì. abitando ad Angera, non c'era nulla. Un giorno, 12 anni fa, per caso, giravo per Verbania e in una vietta sperduta ho trovato questo negozio, Magic Corner, dove c'era un signore, appunto, che vendeva articoli per magia. Sono entrato, incuriosito, ho iniziato col primo mazzo di carte e poi piano piano prendendo lezioni da lui, poi studiando sui libri, DVD, andando anche a raduni di un negozio di Varese, si chiama Asso K, e iscrivendomi al binario 9 tre quarti, sempre di Varese. 9 e tre quarti mi ricorda È qualcosa. qualcosina lì. Ci credi che non ho mai visto Harry Potter, però? Scusa? Non ho mai visto Harry Potter. No! Proprio da Harry Anch'io. Potter, no? Il binario 9 e tre quarti che ti portava alla stazione di Hogwarts. Esatto. Che poi, tra l'altro, un mese fa ho fatto un evento a tema Harry Potter al Natural Yard. Però non hai mai visto Harry Potter. Bravo! Ed ero vestito da un professore che non mi ricordo Emery il nome. Switch. Emery Swoop. Io ero Switch. Ah, sì, Ok, ok, bravo. sì. Io ero vestito da Hermione. Non ci siamo visti noi. Che miseria. E niente, da lì poi ho iniziato appunto a studiare. Sono partito con le carte, poi passando alle palline, con le corde, e poi cercando di fare magia impromptu, nel senso con qualsiasi oggetto trovo, cerco di fare qualche effetto di magia. E ti riesce bene perché, per l'appunto, durante la musica che c'è radiofonicamente, essendo noi in diretta, tra uno spazio e l'altro ci sta facendo vedere qualche numero di prestigio, insomma, Sì. veramente Sì, bravo. tanta roba. Le sta facendo a me. Io sto cercando di inquadrare un po' i movimenti che fa, ma sinceramente è tanto slash che non riesco. Adesso guarda, ti faccio vedere un altro numero. Proprio così, Sei. sei? Ma è un numero? È un numero, è Certo, è un giusto. numero, esatto. Allora, noi andiamo avanti con la nostra musica. Adesso abbiamo gli AC/DC con Thunderstruck. Come mai? Thunderstruck. Thunderstruck. Io scusami, ma l'inglese faccio non schifo, di più. Di più. Ma Thunderstruck è una delle prime anche canzoni rock che ho ascoltato in macchina, sento l'intro, il riff Favoloso. iniziale, cioè, spettacolare, del 91 sta canzone Sì. però è un evergreen, sembrava fatta l'anno scorso. Sì, no, è tanta roba, è tanta roba. Infatti la sentiamo già in sottofondo che sta partendo. Già. La vuoi annunciare te? Perché se la annuncio io la rovino. Ma come posso annunciarla?